critica mi è sembrata molto positiva, cioè, sommariamente, adesso non ricordo i dettagli, ciascuno di voi è andato abbastanza bene, quindi anche il resto della commissione era molto, molto contenta e soddisfatta. Adesso vedrete, vedremo se confermerete quanto ho detto, ma personalmente penso di sì. Come vi dicevo stamattina, avrete 10 minuti a vostra disposizione, 8 per esporre la tesi e 2 per una conclusione del vostro tutor o eventualmente per qualche domanda. Vi prego di restare rigidamente nei tempi, questa è la maniera di procedere in ambito scientifico, quindi credo che può essere una maniera per battezzarvi rispetto a questo tipo di tempi. Quindi io direi che una volta introdotta la tesi, io posso leggere il titolo della vostra tesi, del vostro tutor, voi potete anche bypassare l'introduzione se non dire veramente qualche parola e poi puntare sui dati. Non vi preoccupate, sono sicuro che verranno comunque apprezzati, però questa è la maniera in cui si procede, va bene? Allora, cominciamo con la prima, che la signora Monica Bellifemmine, che è presentata dalla professoressa Serena Crincoli. Il titolo della tesi è La tecnologia al servizio della riabilitazione, la piattaforma EPRO per le difficoltà nella lettura sperimentale. Prego. Ringrazio la commissione per la parola. La tesi che vi presento ha il titolo La tecnologia al servizio della riabilitazione, la piattaforma EPRO per le difficoltà nella lettura strumentale. Cosa sono i DSA? Sono i disturbi specifici dell'apprendimento. Disturbi perché non indicano una malattia, ma l'alterazione di una funzione. Specifici perché l'alterazione interessa una funzione specifica nell'apprendimento in quanto interessa un'abilità dell'apprendimento scolastico. Si distinguono in dislessia, il disturbo di lettura, discalculia, il disturbo di calcolo, disgrafia e disortografia, il disturbo di scrittura. Più specificatamente, la disgrafia indica un disturbo a livello grafomotorio, mentre la disortografia indica un disturbo a livello delle regole di trascrizione. La dislessia si manifesta attraverso una minore correttezza e rapidità della lettura a voce alta, rispetto a quanto atteso per età anagrafica, classe frequentata e istruzione ricevuta. I soggetti dislessici, come tutti i soggetti con DSA, presentano un quoziente intellettivo nella norma. I soggetti dislessici hanno una difficoltà nel processo di automatizzazione del processo di lettura, motivo per cui richiedono più tempo e maggiore energia rispetto agli altri. La terapia a distanza è un approccio emergente e innovativo nel campo della riabilitazione, che non va a sostituire la necessità della riabilitazione in studio, ma ne potenzia l'efficacia. Oppure la terapia a distanza può essere utilizzata come terapia temporaneamente sostitutiva rispetto a quella in studio nel momento in cui questa tarda ad arrivare a causa delle lunghe liste d'attesa. Quindi tra i vantaggi della terapia a distanza abbiamo un costo inferiore, la riduzione delle liste d'attesa e quindi la possibilità di avere un intervento maggiormente precoce, minori difficoltà organizzative legate soprattutto allo spostamento del paziente, la capacità di favorire l'autonomia personale del paziente stesso. La piattaforma EPRO è stata sviluppata dal Centro Studi Ericsson e rappresenta il fulcro del progetto di sperimentazione. Essa permette di effettuare interventi di riabilitazione ambulatoriale a distanza, modifica dei parametri delle attività in base al bambino, verifica e monitoraggio dell'andamento delle prestazioni del bambino, riconoscimento tachistoscopico di sillabe, parole e lettura di brani, attività di calcolo e conoscenza numerica, potenziamento delle abilità di comprensione del testo. Il progetto di sperimentazione ha avuto l'obiettivo di valutare la validità dell'utilizzo della piattaforma EPRO nei bambini con difficoltà nella lettura strumentale, attraverso attività di potenziamento. Il progetto è durato 3 mesi, da marzo a maggio 2015, e si è svolto presso le scuole elementari Lombardo Radice di Nocera e Giuseppe Garibaldi di Foggia. Il campione è costituito da 10 bambini per il gruppo di sperimentazione, frequentanti le classi terza e quarta della scuola elementare Lombardo Radice di Nocera. 10 bambini per il gruppo di controllo, sempre frequentanti le classi terza e quarta della scuola elementare Lombardo Radice, e 13 bambini per il gruppo di sperimentazione, frequentanti le classi terze della scuola elementare Garibaldi di Foggia. Tutti i bambini sono stati valutati
attraverso la somministrazione delle prove MLTIN a dicembre e a fine maggio. La piattaforma Pro consta di ben 400 esercizi disponibili, suddivisi in 4 differenti ambiti: abilità linguistiche, lettoscrittura, matematica e metafonologia. Riguardando il progetto di sperimentazione e le difficoltà nella lettura strumentale, ci siamo focalizzati sull'ambito della lettoscrittura, che a sua volta presentava esercizi nelle aree di comprensione, compitazione, decodifica e prerequisiti. Tra gli esercizi proposti ai bambini abbiamo il tachistoscopio, che è un'attività che prevede l'esposizione temporalizzata di parole o brani raggruppate in liste di difficoltà progressiva, ed è l'unico con dei parametri personalizzabili da parte del terapista. Decisione ortografica di parole, in cui il bambino, ascoltata la parola stimolo, deve indicare la parola corrispondente scritta in modo esatto. Completamento di frasi o gli errori nelle frasi, che si distinguono nella modalità scambio di grafemi, e la modalità di grammi e trigrammi, che si basa sull'uso corretto di sci, sce, sci, si, sce, sce, gnonno e gli, ed esercizi per valutare la comprensione del testo, gli elementi impliciti, i fatti, la gerarchia del testo, le sequenze e il contenuto globale del testo. Gli indici di cui si è tenuto conto per la valutazione dei risultati delle prove MLT sono quelli di correttezza, quindi il numero di errori effettuati dal bambino durante la lettura del brano, e l'indice di rapidità, in sillabe al secondo, dato dal rapporto tra il numero di sillabe lette e secondi impiegati per leggerle. Nei grafici, il gruppo di sperimentazione viene chiamato gruppo A ed è segnato in blu, mentre il gruppo di controllo, chiamato gruppo B, è segnato in rosso. Inoltre, come termini pre e post, andiamo ad indicare i risultati ottenuti attraverso la somministrazione delle prove MT a dicembre e a maggio. Questo grafico confronta l'andamento della rapidità nel gruppo sperimentale e nel gruppo di controllo della scuola elementare di Lucera. Come si può vedere, nella maggior parte dei bambini del gruppo di sperimentazione abbiamo ottenuto un aumento e quindi un miglioramento dell'indice di rapidità, a differenza di quanto ottenuto dai bambini del gruppo di controllo, dove nonostante partissero spesso da un indice di rapidità maggiore rispetto a quelli del bambino del gruppo di sperimentazione, questo indice è diminuito, o nei casi in cui abbiamo ottenuto un miglioramento, questo miglioramento è stato meno significativo rispetto a quello ottenuto dai bambini del gruppo di sperimentazione. Questo grafico invece confronta l'andamento della correttezza nel gruppo sperimentale e nel gruppo di controllo della scuola elementare di Lucera. I bambini del gruppo di sperimentazione abbiamo avuto una riduzione o al massimo una stabilizzazione del numero degli errori, a differenza di quanto ottenuto dai bambini del gruppo di controllo, dove spesso abbiamo avuto un aumento del numero di errori durante la lettura del brano proposto. Questo grafico invece indica la rapidità nel gruppo sperimentale di Foggia. Come si può vedere dal grafico, in tutti i bambini abbiamo avuto un aumento e quindi un miglioramento nell'indice di rapidità, miglioramento che è stato ottenuto anche nell'ambito della correttezza. Infatti, come si vede dal grafico, tutti i bambini del gruppo di sperimentazione di Foggia abbiamo avuto una riduzione del numero degli errori. Quindi si può concludere che il progetto di sperimentazione riguardante l'efficacia di APRO ha dato risultati positivi, in quanto ha permesso di ottenere miglioramenti sia nell'indice di rapidità sia nell'indice di correttezza. La variabilità dei risultati è legata sia alla frequenza dei bambini al progetto stesso, e sicuramente la presenza di più bambini nella stessa fascia oraria ha portato a un fattore di distrazione che sarebbe assente in una terapia uno a uno, anche se a distanza, in quanto il bambino sarebbe necessariamente seguito da un genitore o da un'altra figura di riferimento. Perché abbiamo proposto un questionario agli insegnanti? Per valutare l'uso della tecnologia nella didattica e per avere ulteriori informazioni sui DSA e sull'avviamento alla lettura in ambito scolastico. Il questionario, strutturato in 8 domande, è stato compilato da 106 insegnanti delle scuole primarie Filippo Smaldone di Foggia, Rosaria Scardini e San Giovanni Bosco di Molfetta in provincia di Bari. Tra le domande poste ai docenti, una riguardava l'uso della tecnologia nella didattica. Come si vede dal primo grafico, il 91% degli insegnanti utilizza la tecnologia nella didattica e le tecnologie maggiormente utilizzate sono rappresentate da computer o tablet o dalla lavagna interattiva multimediale. Inoltre è stato chiesto agli insegnanti se i bambini, al momento dell'avviamento alla lettura, presentano tutti i prerequisiti. Il 95% degli insegnanti intervistati concorda sul fatto che i bambini non presentano tutti i prerequisiti. I più carenti sono il linguaggio, la percezione e analisi visiva e la corrispondenza grafema-fonema. Inoltre, il 75% degli insegnanti intervistati ha avuto esperienza in ambito scolastico con gli alunni con DSA, motivo per cui
anche per permettere un intervento maggiormente precoce e per permettere una stimolazione adeguata a livello del linguaggio, secondo l'89% degli insegnanti intervistati, il logopedista sarebbe una figura fondamentale anche in ambito scolastico. Grazie per l'attenzione. Grazie, molto bene. La dottoressa Crincoli aveva, volevo concludere in qualche maniera. No, ringrazio la candidata per questo lavoro, è stata molto molto chiara e ci tengo a sottolineare l'importanza di questo lavoro come ausilio alle nostre terapie tradizionali, quindi la terapia a distanza non vuole sostituirsi assolutamente a noi logopedisti, se no non avremmo ragione di essere qui oggi, ma vuole essere un valido supporto nei casi in cui le liste di attesa non permettano un accesso immediato ai servizi. Grazie. Grazie, molto bene. Grazie. Allora, volevo pregarvi di spegnere tutti i cellulari e di limitare al possibile anche le foto. Una sì, però qualcosa da conferenza stampa no. Vi ringrazio e passiamo alla seconda candidata, Sabrina Corvo, afasia post-stroke, diagnosi e trattamento riabilitativo. La tutor, il relatore e la dottoressa Belmonte. Buonasera a tutti, il mio lavoro si intitola afasia post-stroke, diagnosi e trattamento riabilitativo. Prima di parlare dell'afasia dobbiamo parlare del linguaggio, che è un sistema convenzionale di segni arbitrari usati dall'uomo al fine di comunicare. Quando c'è uno o più componenti del linguaggio sono danneggiati a causa di una lesione cerebrale, possiamo parlare di afasia. L'afasia appunto è un disturbo acquisito del linguaggio conseguente a lesioni delle strutture cerebrali dell'emisfero sinistro, dove sono sedi i centri corticali del linguaggio. Queste lesioni possono instaurarsi o improvvisamente con un evento traumatico vascolare di un appunto sistemico o in maniera lenta e progressiva se siamo di fronte a sindrome neoplastiche. Il termine afasia indica quindi diversi quadri clinici e sono caratterizzati dal deficit della comprensione, elaborazione e produzione. Lo scopo della valutazione è soprattutto quello di diagnosticare la presenza e il tipo di afasia, ma soprattutto di valutare le capacità residue e i deficit specifici. Si vanno a valutare a diversi ambiti del linguaggio, partendo dalla produzione, possiamo trovarci di fronte a una afasia fluente oppure non fluente. Quella fluente è caratterizzata da una prosodia conservata, l'articolazione non è difficoltosa e abbiamo una relativa abbondanza dell'occhio, mentre nella fasia non fluente la prosodia è alterata, abbiamo un'articolazione difficoltosa e una riduzione dell'occhio. Andando a valutare la ripetizione, chiedendo al paziente di ripetere parole o frasi di diversa complessità, possiamo trovarci di fronte a una fasia transcorticale dove la ripetizione è conservata, mentre in una fase di conduzione la ripetizione è compromessa. Valutando la comprensione si va a valutare la comprensione del linguaggio orale delle singole parole a livello sintattico e del linguaggio scritto. In ultimo si valuta la lettura, chiedendo al paziente di leggere ad alta voce sillabe, parole, non parole e frasi, e in ultimo la scrittura, chiedendo al paziente di scrivere parole, non parole e frasi dettate dall'esaminatore. Tradizionalmente le afasie vengono classificate in afasia di Broca, caratterizzata da un grave deficit della produzione con comprensione relativamente preservata, quindi l'occhio spontaneo ridotto e la comprensione relativamente buona. Nella fase di Vergis invece l'occhio è fluente e prosodico, ma abbiamo un grave deficit nella comprensione, quindi deficit nell'illuminazione, nella riproduzione di frasi nella scrittura e lettura sono gravemente compromesse. La fase globale è una afasia in cui è caratterizzata da gravi deficit in tutte le abilità linguistiche e a volte è preservato soltanto l'occhio automatico come contare o dirigere della settimana. Nella fase di conduzione abbiamo un elocuo spontaneo fluente e una comprensione conservata, invece nella fase transcorticale abbiamo risparmiato soltanto la ripetizione, si divide poi in forma motoria dove l'elocuo è ridotto e c'è una comprensione normale, nella forma invece sensoriale l'elocuo è fluente e una comprensione deficitaria.
L'approccio da noi utilizzato, l'approccio riabilitativo, è stato quello della neuropsichiatria cognitiva, che ha come obiettivo identificare il danno funzionale sottostante ai sintomi apatici e quindi una riduzione selettiva del problema. Parte dal presupposto che qualunque funzione cognitiva è composta da un certo numero di componenti connesse tra loro ma funzionalmente indipendenti, utilizzando modelli di elaborazione delle informazioni. Si basa su tre principi: il principio di modularità, cioè qualunque funzione cognitiva complessa è costituita da un insieme di componenti più semplici e funzionalmente indipendenti; il principio di universalità, dove la funzione è universale uguale in ogni essere umano; e il principio di trasparenza, in cui il sistema cognitivo del soggetto cerebrovegeto è uguale a quello del soggetto normale, tranne che per una modificazione locale del sistema. Il sistema preso in considerazione è il sistema modulare schematizzato da Patterson, e diviso nel sistema semantico lessicale, suddiviso nel sistema semantico e nel sistema lessicale, nei buffer di input e di output che sono le memorie di lavoro, e i meccanismi di comprensione che sono le capacità di elaborare parole nuove. La valutazione del sistema semantico lessicale in questo caso ha individualizzato dei dati funzionali specifici, partendo dal sistema semantico con compiti di denominazione orale scritta e compiti di indicazione, i dati funzionali relativi sono stati errori in tutti i compiti di comprensione e produzione. Nel lessico di input e di output, specificatamente nel lessico fonologico ed ortografico, con fonemi e grafemi che rappresentano parole e non parole, abbiamo avuto una riduzione delle parole note, mentre nei lessici di output con prove di denominazione abbiamo avuto danni funzionali come le anomie. Nel buffer di input e di output, il buffer fonologico e ortografico di input, per valutare la somiglianza tra coppie di sillabe uguali e diverse, abbiamo avuto come disturbo selettivo nella comprensione del linguaggio parlato e nell'identificazione dei singoli grafemi che non avevano difficoltà di lettura, mentre nel buffer di output con prove di scrittura sottolineato e lettura di parole note e parole nuove, abbiamo avuto errori nella produzione fonologica e ortografica dello scrigno. Infine, nei meccanismi di conversione, con prove di scrittura sottolineato e lettura a voce alta di parole nuove, nel sistema della prima fonema la difficoltà era nella lettura di parole nuove, mentre nel sistema fonema grafema la prima difficoltà è stata la scrittura di parole nuove. I casi clinici più riportati sono quattro. Il primo paziente era una diagnosi di afasia di tipo ipofluente, con deficit nella programmazione, nel controllo classico articolatorio, nella scrittura e nella lettura. Il secondo paziente aveva diagnosi di afasia mista, a prevalenza sensoriale, con compromissione della comprensione, produzione, ripetizione e strutturazione. Il terzo paziente aveva diagnosi di afasia mista a prevalenza motoria, con emiparesi spastica destra prevalente dell'arto superiore e unico umano non funzionale, mentre il quarto paziente aveva diagnosi di afasia fluente con deficit della scrittura. Come possiamo vedere, nel primo paziente abbiamo avuto delle alterazioni nelle prove di stress neurale, ripetizione di parole e frasi, scrittura, dettate, ripetizione, lettura a voce alta, non vedendo parole. E secondo il paziente, le espressioni della ricezione erano colpite in modo marcato a livello semantico e quindi soltanto la ripetizione era relativamente conservata. Il terzo paziente abbiamo avuto una compromissione dell'espressione orale, soprattutto data da una marcata anatomia, una compromissione della ripetizione e della lettura ad alta voce. Il quarto paziente invece ha avuto gravi alterazioni nelle prove di scrittura, dettato, ripetizione e lettura abbozzata di non parole. La pianificazione del trattamento riabilitativo è stato dato, diciamo, da riferimento al modello di elaborazione delle informazioni del sistema tematico lessicale. Quindi il lavoro è stato incentrato sulla riabilitazione dei lessici, soprattutto fonologico e ortografico in uscita, e sui meccanismi di conversione. Il programma riabilitativo ha quindi previsto per il recupero dell'espressione orale, impostazione di fonemi compromessi, denominazione di figure d'oggetti e descrizione di figure. Per il recupero della comprensione abbiamo fatto esecuzione di ordini, indicazione di figure per categoria, indicazione di definizione, sottolineamento per le immagini. Per il recupero della lettura, lettura di lettere a voce alta, lettura di parole a voce alta e lettura di frasi. Infine, per la scrittura abbiamo impostazione di grafemi, specificando sequenza, grandezza e direzione delle linee. Come possiamo vedere, nel primo paziente
abbiamo avuto un recupero dell'eroto spontaneo, gli elettrici fonologici e gli ortografici di output. Quindi abbiamo avuto miglioramenti nelle prove dell'espressione orale, ripetizione, lettura e dettato di non parole. Nel secondo paziente abbiamo avuto una carenza nelle prove di comprensione orale e nella comprensione della lettura, che quindi sono rimaste uguali al precedente. Nel terzo paziente abbiamo avuto un recupero di espressione orale sia nelle lessici di input, di output e abilità di lettura. Nell'ultimo paziente abbiamo avuto un recupero nei lessici ortografici di input e di output, quindi miglioramenti delle prove di ripetizione, lettura e dettaglio di non parole. Questo lavoro quindi è stato basato sull'efficacia della riabilitazione, per sottolineare quindi l'efficacia della riabilitazione partendo da una diagnosi accurata che permette di identificare il danno funzionale con un trattamento specifico mirato a quel danno, che dà migliori possibilità di successo rispetto a quelli più generici. Grazie per la attenzione.